Ciao ragazzi e bentornati sul canale più distopico del momento, le rivelazioni calcistiche di Lorenzo Cantarini. Allora, campionato fermo, coppe europee ferme, non sappiamo ancora quello che succederà e quindi non vi preoccupate perché invece del campionato partiranno i 77esimi Hunger Games. Sì ragazzi, aspettiamo ormai l'annuncio da parte del premier degli Hunger Games, quindi faremo il Fanta Hunger Games e potremo così andare avanti nei nostri Fantasy Game. Ovviamente sto scherzando fino a un certo punto ragazzi, video di oggi incentrato come ve l'avevo promesso, andiamo a vedere in vista di un eventuale finale del campionato tramite playoff come potremo andare ad organizzare il nostro amato fantacalcio ragazzi. Allora, innanzitutto andiamo qua a vedere il fantacalcio tempi playoff, idee e curiosità. Innanzitutto oggi è uscita fuori la notizia tratta in aggiornamento che l'UEFA ha deciso di posticipare Champions ed Europa League e martedì si decide per Euro 2020. Cosa succede se rinviano Euro 2020? Ovviamente i campionati vanno a finire perché finiranno entro il 30 giugno, giorno di scadenza ovviamente di molti dei contratti dei giocatori, mentre se invece la UEFA volesse fare per forza Euro 2020 si dovrebbe per forza andare a risolvere i campionati tramite playoff e playout oppure congelare la classifica alla 24esima/26esima giornata. Vedremo quello che succederà. Prima di iniziare ovviamente vi ricordo di scaricare l'app di OneFootball da link qui sotto in descrizione, l'app che parla di calcio a 360 gradi con tante kick, tante curiosità, le informazioni, le informazioni personalizzabili al 100% perché potete scegliere i vostri giocatori preferiti, le vostre leghe preferite e le vostre squadre preferite, restare così aggiornati in tempo reale su tutto quello che succede nel mondo del calcio. E poi vi ricordo, stasera ore 18 farò una live dal mio terrazzo qui fuori. Perché? Perché c'è un flash mob in questi giorni di quarantena, in questi giorni di hashtag io sto a casa, ci dobbiamo inventare qualcosa, dunque c'è questo flash mob molto carino di trovarsi tutti quanti su una finestra, su un balcone e fare una jam session tutti insieme, suonare tutti insieme. Per noi musicisti che ci hanno annullato praticamente tutte le serate in questo mese e più, è un modo anche di esercitarsi e quindi io con il mio vicino di sotto faremo veramente una jam session, tutto trasmesso in live su Instagram. E ovviamente chiunque voglia partecipare, Claudia lo metterà in diretta e niente domande ovviamente, cantate ragazzi o suonate, sarà una cosa molto carina. Ovviamente le riprese le fa Claudia, dunque brutti zozzoni, non scrivete cose oscene, quindi dai, iniziamo subito. Allora, prendiamo come esempio la mia rosa del Fanta Canta, il gioco che doveva partire con i vincitori del Fanta Flash, che invece ancora non è partito ovviamente per gli evidenti motivi di stop del campionato. Questa era la mia rosa, ve l'avevo già presentata. Cosa succede in caso di playoff? Allora prendiamo l'opzione più semplice, quella con le 8 squadre che fanno i playoff e 8 squadre che fanno i playout. Dice, ma no, ma perché Gravina dice 4 squadre? Non date retta, se fanno i playoff lo fanno per soldi, perché è un modo non sportivo di chiudere il campionato e quindi non sportivo per non sportivo cercheranno di prendere più soldi possibile, dunque cercheranno di mettere dentro il Milan, il Napoli, la Roma, tutti quanti per avere più introiti possibili. Dunque playoff ragazzi, ve lo dico qua, ne riparleremo tra un mese quando ci sarà la scelta. Playoff se si fanno 8 squadre, perché ragazzi, è una questione dei soldi, non se ne sfugge. Quindi prendiamo un po' la mia opzione, quella più semplice, però non mettiamo il pre-playoff così. Sono queste le 8 squadre che vanno a playoff, ritorniamo allo speciale Back to the Future che ho fatto qualche giorno fa. E queste sono le 8 squadre che parteciperebbero ai playout. Cosa succede? Innanzitutto vado a vedere la mia rosa. Il Cagliari non c'è, così come il Parma, il Bologna e il Sassuolo. E quindi il mio Cragno non parteciperà ai playoff, dunque un giocatore pressoché inutile. Vado a tagliare Cragno, recupero, vedete, tre crediti, va sempre al numero superiore, come si dice, non mi viene il termine, si arrotonda per eccesso, caspita, la quarantena mi sta facendo uscire di senno, e ecco qua. E recupero appunto questi due crediti, ma che al momento non utilizzo perché vi faccio vedere tra un po' perché questi due crediti mi torneranno utili. Questa è la mia squadra e ci vado a giocare i miei playoff. Dunque una partita, due partite, vedremo quante saranno. Dunque una sfida, due sfide con i miei colleghi del Fantacalcio. Dunque portiamo avanti il campionato per quanto si riesce a portare avanti il campionato. Cosa succede? Succede questo nei playoff. La Juventus batte il Verona, la Roma batte l'Atalanta. Dite, ma come? Ma di questi sono i miei playoff? Io faccio come mi pare. Oh!
la Lazio, il Milan vince la Lazio, la stessa cosa faccio come che no, mi serve per l'esempio dopo ovviamente, e l'Inter batte il Napoli, ci troviamo queste semifinali, mentre nei playout che praticamente funzionano al contrario, troviamo questi playoff prima, questi playout, la Fiorentina batte il Brescia, dunque la Fiorentina è salva, dunque non scorre il tabellone, scorrono quelle che perdono ovviamente, la Samp batte il Genoa, l'Udinese batte la Spal, il Torino batte il Lecce, dunque ci troviamo in semifinale Brescia-Genoa e Spal contro Lecce. Cosa succede alla nostra squadra? Succede questo, che praticamente i giocatori di Verona, Torino, Sampdoria, Udinese, Fiorentina, Atalanta e bla bla bla, per me non sono più utilizzabili, perché hanno concluso il loro campionato. Dunque riprendo la metà dei crediti spesi, quindi Rachmani 17 ne prendo 9, Kulu 7 ne prendo 4, eccetera eccetera eccetera, e ho 92 crediti, ma questa squadra decimata. Cosa succede? Dobbiamo andare a fare una mini asta tra tutti i partecipanti. Dite, ma già è difficile trovarsi per l'asta di gennaio? Lo so, sì, una mini asta, ci sono rimaste 8 squadre, la fate su Skype, la fate su Hangout, la fate su WhatsApp, la fate dove vi pare. E andiamo a prendere i giocatori rimasti di quelle 8 squadre, che ovviamente capite che saranno pochissimi e quindi saranno ipervalutati, ma poi non mi frega, perché questi 92 crediti poi non è che ve li riportate di là l'anno prossimo, no, sono crediti da spendere, quindi se pagate un giocatore lo iperpagate, non c'è assolutamente problema. Vediamo cosa faccio. Ovviamente voi dite, quindi per i playoff, visto che vanno avanti le squadre più forti, è meglio prendere i giocatori delle top squadre, mentre per i playout è meglio prendere i giocatori delle flop squadre, che sono quelle che vanno avanti, vero? Per il primo turno, non vero per il secondo, vi faccio capire perché. Allora, ecco qua, io mi vado a prendere Bruno Perez, che è rimasto fuori dall'asta, Santon, Lucioni, Khedira, che è stato tagliato a gennaio, invece adesso è ritornato, siamo già in un futuro distopico, vi ricordo, dove ci hanno già chiamato per gli Hunger Games, Bjarnason a 1, e prendo il mio floccarone che ho tagliato e me lo vado a riprendere. E ho 25 crediti, me li ritengo lì questi 25 crediti, perché mi serviranno per l'asta per le finali. Andiamo a vedere cosa succede in Serie A. La Roma sbanca lo Juventus Stadium, incredibilmente per la prima volta nella sua storia, il mio canale, oh! Mentre il Milan vince il derby con l'Inter. Dite, ma allora ce l'hai con l'Inter? No, mi serve per l'esempio dopo, ve lo dicevo prima, è ovviamente un futuro distopico, ve lo ricordo. Mentre per quanto riguarda i playout, il Genoa vince col Brescia, mentre il Lecce vince con la Spal. Cosa succede per i playout? Vedete la differenza? Che nei playout, mentre prima scorrevano quelli che hanno perso, questa volta Brescia e Spal che hanno perso vanno direttamente in B. Bisogna scegliere la terza in B, dunque spareggio tra le vincenti Genoa-Lecce. Dunque è vero prendere i giocatori più scarsi, che sono quelli che vanno avanti, ma non vero nella seconda parte, perché quelle che vincono sono quelle che vanno avanti. Dunque ragazzi, dovete prendere i giocatori intermedi, diciamo, per i playout, per cercare di avere più giocatori che vanno avanti. Eccoli qua, quindi mi ritrovo che i giocatori dell'Inter sono fuori, la Juventus è fuori, la Spalla è fuori, il Brescia è fuori, quindi tutti questi giocatori non ce li ho più, recupero la metà dei crediti, ma ovviamente sono senza portiere in questo momento, senza centrocampo, con due attaccanti solo, tra cui Kalinic, che magari farà faville, ma non lo so, con 141 crediti rimasti e uno scudetto che si giocherà a Roma-Milan, veramente una roba incredibile. Con questi 141 crediti, ragazzi, io devo andare a completare la mia rosa per la finale, per le finali o l'eventuale doppia sfida finale, dipende da come andrà appunto la scelta della Lega, e mi andrò a prendere un Vigorito a 60, che magari sarà l'unico portiere disponibile, che presumibilmente magari dovrà sfidare il titolare per prendere un voto. Iagello, Villar, Shaq, vedete, ho messo giocatori che molte leghe non sono stati presi e che probabilmente non saranno presi nella prima parte dell'asta. Un Maldini del Milan a 20, sperando che giochi 10 minuti. Mi rimangono 141 crediti, dici, ma no, ho fatto i conti di merda, infatti mi rimangono 26 crediti, non ero andato avanti con la slide. E che ci faccio questi 26 crediti, visto che è finito? No, allora mi vado a prendere proprio le riserve delle riserve delle riserve, sarebbe meglio veramente, Chironi, Fusato, Cetin, Goldaniga, vedete, quelli che ho aggiunto a uno, sperando che qualcuno di loro magari mi giochi quei 12 minuti che sono utili per prendere il voto, 15 minuti se prendete i voti da altre parti. Volete sapere chi vincerà lo scudetto nel mondo distopico? Ovviamente non ve lo dico, spero che abbiate capito un po' il funzionamento del fantacalcio per i playoff. Dite, ma non ci saranno i playoff? Vabbè, potrebbe
potrebbe essere un modo carino di fare il fantacalcio qualora invece ci fossero gli europei per fare il fanta europeo, o magari l'anno prossimo il fanta mondiale tra 2 anni, magari speriamo che sia un video stand alone che vi spieghi un pochino il funzionamento del fantacalcio per i playoff e di queste mini aste come affrontarle. Ragazzi, vi ricordo, iscrivetevi nel mio canale qualora non l'avesse ancora fatto, iscrivetevi al mio profilo Instagram che stiamo perdendo iscritti veramente, lo so che non c'è la sera, ragazzi, ma supportatemi, continuate, perché partirà prima o poi questo campionato. Vi ricordo l'appuntamento oggi alle 18 in diretta nel mio profilo Instagram, ripeto, Lorenzo Cantarini Official, perché canteremo tutti quanti insieme per fare questo flash mob, ragazzi, di gente disperata chiusa nelle loro abitazioni. Un saluto dal secondo divano più famoso del web, se hai capito la battuta, sei uno zozzone.